Let's go! Bentornati, Ovetti, su Pokémon Scarlatto! Nello scorso episodio avevo la peste e oggi ho la peste bubbonica! Però, ignorando quello che ho appena detto, la volta scorsa abbiamo sconfitto Ubaldo qui a Mesturia e, prima di andare avanti, devo assolutamente dare il soprannome a Glimmora, quindi date il benvenuto a... Wisteria! La scelta era tra Akli, se non sbaglio, Wisteria e Hexatrude. Quindi sì, mi sa che Wisteria ci sta molto meglio degli altri due nomi, giusto? Comunque, abbiamo scoperto anche che all'oro in bocca è possibile cambiare il teratipo dei vostri Pokémon. E quando è vero che conosco già la meccanica, non l'ho ancora provata. Quindi adesso vediamo un po', parliamo con la cuoca. Ehi ragazzino, la tua lotta con Ubaldo mi ha lasciato a bocca aperta. Vuoi sapere una cosa? Io so preparare una ricetta che può cambiare il teratipo dei tuoi Pokémon, ma lo faccio solo per i clienti che mi stanno simpatici. Avrò bisogno di un ingrediente chiamato Teralite. Se ne trovi un po', fammelo sapere, eh? Anzi, sai cosa? Per questa prima volta ti regalo il necessario per rendere normale un teratipo. 50 Teraliti normale. Abbiamo bisogno di 50 Teraliti di un tipo per cambiare il teratipo di un Pokémon. Normale non sembra essere una così grande idea. Intanto ti vedo, mio caro. Ti vedo, Frigibax. Però, se non è una grande idea per i nostri Pokémon. Probabilmente farmerò Teraliti off-camera, perché si farmano con i raid Pokémon dalle 3 stelle in su, vorrei dire. Quindi, sì, comincerò a giocare anche un po' off-camera. Inoltre, cosa dobbiamo fare oggi? Oggi vorrei provare, enfasi sul provare, ad arrivare verso questa prossima città. Eccola, Neveria. Quindi il nostro obiettivo sarebbe andare qui. Intanto ovviamente si è messo a piovere, figuratevi. Il punto è, vorrei davvero tanto andare anche all'Accademia, anche solo per controllare come sono fatte queste lezioni. Inoltre a breve Argo si evolverà. Non vedo l'ora che si evolva, seriamente. Perché voglio andare a fare le lezioni? Perché a quanto pare sono abbastanza interessanti, quindi vediamo un po' se avete ragione oppure no. Intanto voglio lottare perché così posso fare robe e prendere punti esperienza, soprattutto per quelli, perché forse proprio oggi, più tardi verso la fine dell'episodio, Argo si evolve. Potrebbe essere. Intanto vai Hyperion! Non siamo sotto la pioggia adesso, vero? Cioè, se uso lava sbuffo fa comunque danno pieno perché non è considerata pioggia? Sapete che non ne ho la più pallida idea. Al prossimo allenatore, controllo un attimo se in effetti sta piovendo anche nel campo di battaglia oppure no. Perché non ho ancora controllato la cosa. Sono abbastanza sicuro che durante le tempeste di sabbia sia così. Però non so se la pioggia conta o no. Dovrebbe contare, mi raccomando, quindi. Però, intanto, Ultra Ball. Ah! Ok, allora, al prossimo centro Pokémon controllo, perché sì, abbiamo sconfitto un capo palestra. Quindi, forse finalmente ci sono le Timer Ball da qualche parte in offerta? Non credo, perché le Timer Ball sono troppo buone, ma la speranza è l'ultima a morire, insomma. Allora, l'arena. Affrontami, mio caro corriere. Devo portare un pacco all'arena di Mesturia? Ma dov'è? È dentro l'oro in bocca, mio caro. Intanto lui è un allenatore molto forte, Cesare Corriere, che manda in campo Altaria. Mi aspetto livello 34 circa, 35. Allora, info Pokémon. No, non sta. E invece sì, conta la pioggia. È che non me l'ha detto il gioco che conta la pioggia, quindi mi è sembrato un po' strano. Psycho Shock! forse è meglio così, però Dragospiro ha più senso come cosa. Non mi ha paralizzato stranamente, quindi andiamo un'altra volta con Psycho Shock. Non lo mando KO, ovviamente. Salvaguardia, guarda. Finché usi salvaguardia, io sto a posto. C'è un'altra torre laggiù. Voi lo sapete, io ho un debole per le torri. Perché sono punti intermedi di volo e trovarle tutte quante sarebbe l'ideale, sarebbe seriamente l'ideale. Va bene, intanto Cyclizar sale di livello. Mi spiace davvero un sacco, Cyclizar. Ti cambio una mossa solamente perché Morso non serve più, ma
Ti ho già detto più volte, dovrai andare via dalla squadra a breve. Dreadnought, ok, hey! Vi ricordo che Nicola si è evoluto, quindi finalmente abbiamo Meowscarada! Comunque, sto meglio, mi raccomando, per la febbre intendo, sto molto meglio. Non sono ancora guarito, ma piano piano, insomma. Dreadnought! Anche tu livello 35? Sì, perfetto. E allora andiamo di Prestigiafiore! Olè! E smash! Vi ricordo, Prestigiafiore è una mossa che non fallisce mai, anche sotto 6 turbosabbia, insomma. Calmamente non serve, ok? E fa sempre brutto colpo. Fa sempre brutto colpo. Non è un po' troppo? Cioè, ci sta? Posso capirlo? È una mossa da potenza 70, non 80, per carità. Però è un po' tanto, no? Forse perché è uno starter, vabbè, non importa. Intanto Etrelama, che ovviamente manca l'avversario. E lui usa Gran Fisico. Paimon, perché non ti comporti bene? Ti prego, comportati bene e colpisci con Etrelama. Ok, magari fallo anche tentennare, per favore. Ok, perfetto. Qual è la seconda mossa volante che abbiamo? Trespolo, ok. Devo assolutamente togliere Energisfera. Ormai Energisfera non è così utile. È molto più utile avere Invertivolt, anche per l'evoluzione di Finizen. Non importa. Ok, livello 38, entrambi i Pokémon. Notte Sferza, assolutamente sì. Quindi tolgo Calcio Basso, non serve più. Se ho capito bene, Meowscarada impara anche Carineria. E Carineria è una mossa folletto e noi non abbiamo nessuna mossa folletto. Quindi, se appena trovo la MT devo andare subito a prenderla. Intanto corriamo su Coraidon verso questa collina, perché sicuramente, esatto, c'è una bellissima MT qua sopra. L'MT di Fulmindenti, ok. Potevamo già crearla, se non sbaglio, dall'inizio del gioco, ma non l'ho mai creata perché non è mai servita. Mabostiff la impara, vero? Sì, se non sbaglio sì. Tutti i Pokémon cani le imparano. Parlando di cani, non ho ancora incontrato un... com'è che si chiama? Griveyard, giusto? Sì, ok. Domanda, aspetta, devo salire, giusto? Vediamo un po'. Sì, devo andare verso la Sierra Napada. Ossia... qua... la strada sembra essere giusta. Ok, perfetto. Mi stavo un attimo perdendo, comunque. Let's go! E tu chi sei? Ehi, parlami. Ok, ti parlo. Grazie per avermi rivolto la parola. Beh, allora lottiamo? Sì? Perché no? Virginia! Mi avete inoltre detto, quando è vero che non è possibile customizzare troppo il proprio personaggio, alcuni accessori si possono cambiare. Quindi molto probabilmente dovrò fare un giro per i negozi di molte città per trovare indumenti adatti. Il cappello prevalentemente si può cambiare, quella è la cosa che mi interessa di più in realtà, Whiskash. Il danno me lo fai, non mi confondere. Ok. Prestigiafiore, vai. Ha ha ha, olè. Smash. L'ho già detto però, olè è più adatto per Quaquaval, perché è un... oddio, com'è che si chiama in italiano quel pennuto gigante che non è tanto grande ma ha la coda enorme? Pavone! Ok, è un pavone. Ok, ce l'ho fatta. Ci sono altri Pokémon pavone in questo gioco? In Pokémon in generale? Mi sembra di no. E se non sbaglio non c'era neanche un Pokémon flamingo. Adesso invece c'è... fenicottero intendo, mi raccomando. Mi è venuto il nome inglese, non so perché. Il giramondo. Sai che ti dico? Ti dico che... a quanto vorrei... no, devo usare ancora Hyperion. Sfortunatamente non posso ancora usare Argo. Mi piacerebbe davvero un sacco usare Argo, ma è ancora un po' debole. Lithion, ho fatto molto bene a lasciare in campo Hyperion allora. Vi ricordo che noi abbiamo visto sulla mappa che era possibile trovare un Lithion selvatico. Intanto il livello è aumentato davvero di un sacco, Livello 38. Quindi sì, mi sa che adesso Argo salirà almeno al 37. La prossima palestra, se non sbaglio, è di livello... Farigiraf, resto in campo, abbiamo Nero Pulsar. La prossima palestra è di livello 41, qualcosa del genere, quindi... se... oh, Farigiraf, vero! Girafarig si evolve in questa gen. Nero Pulsar, dai! E
tentenna, o almeno fai un bel po' di danno. È bello fare i giraffo, ok? È molto bello. Avevo già scelto il tipo psico. Sarebbe stato appunto o Hyperion, oppure non avrei messo doppio raggio. Due colpi sono? Sì, ok. Non è molto efficace. Oppure avrei messo un altro Pokémon fuoco, anche se non so chi avrei scelto al posto di Hyperion. Però pazienza. Fuori giraffe KO. Dai, dai, sale di livello. Ti manca uno sputo per salire di livello. Deve salire in realtà al 37 e mezzo. Parlo di Argo, mi raccomando. Perché si evolve al 38, ma non è shiny, vero? È shiny! Era shiny! Perché... ok, abbiamo una Velox Ball. Ho trovato un altro Pokémon shiny. Ed è un Vigoroth. Io adoro i Vigoroth. Ok, Velox Ball. Go! Uno, dos, tres, getto. Ok. Ok. Benissimo. Intanto, level up, livello 37. Abbiamo trovato un Vigoroth shiny. No? Ma mostrami le info, perché sono curioso. Ah, ovviamente ha attacco speciale aumentato, eh. Colpo infernale che faceva non ne ho la più pallida idea. Cambia grafico? Vabbè, non importa. Ok, benissimo. Abbiamo trovato un altro Pokémon shiny. Infatti Vigoroth aveva la cresta non arancione, ma rossa. Togo. Molto, molto, molto Togo. Ok, devo controllare un'altra cosa. Quanti shiny ho perso nella mia avventura? No, non è il Pokédex. Ma vabbè, Pokédex è solamente per vedere anche le ricompense. Ultra Ball. Ok. Va bene. Dove... com'è che si faceva quello che volevo fare? Era in... un attimo solo che mi sono perso perché shiny, ok? Allora. X. Grazie. Profilo. 2, ok, quindi per ora non ho mancato shiny, almeno sembra che io non abbia mancato Pokémon shiny. Mi dia un secondo, signore, perché vorrei andare un attimo al centro Pokémon. So, il segreto della scuola, ok, adesso lo voglio sapere anch'io, il segreto della scuola. Ah, c'è Toddol, ok. Però prima, dammi lo strumento. Ok. Però prima andiamo a curarci. Non ci sono altri shiny adesso, vero? No, ok. Non ne posso più. Fa freddo, lo so, caro, ma mi dia il tempo di salire per la... cosa? Ok. Visto che comunque la mia ossessione di dire... ma questo è shiny? Sì, è shiny. Però, gioco Pokémon. Sto parlando con te, Pokémon Scarlatto. Perché non metti un indicatore brillante vicino al Pokémon shiny? Sarebbe stato perfetta. Perfetto. Ho la febbre. Come cosa? Mamma mia, ok, allora, 37 perfetto abbiamo detto, giusto? Non deve salire ancora al 38, devo aspettare ancora un po'. Quindi dovesse essere di livello troppo alto, pazienza, lo metteremo un attimo nel box. Però mamma mia! Intanto c'è un ride laggiù, sono curioso di andare a vedere che cosa riguarda quel ride. Non è shiny, vero? No, no, non è shiny. Non è shiny, vero? No! Non credo che sia shiny. No, non lo è, perfetto. Basta, non posso avere così tanta fortuna. Vi ricordo, io non ho modo attualmente di alzare gli shiny odds. Anzi, sai che ti dico? Ti dico che a questo punto vai Hyperion, ok? Non ho modo di alzare la possibilità di avere Pokémon shiny. O meglio, ce l'avrei tecnicamente, ma sarebbero i panini che non so come fare ancora. Ah, parlando di panini, c'è una cosa che devo andare a prendere. Quindi... è sempre una su 4096 come possibilità? Mi sembra di sì. Qualcosa del genere. Intanto ho visto uno strumento per terra. Scorter Delibird. Ok. Che raid è questo? Perché curiosità, portami via. Manche! Di due stelle però. Ah, peccato, perché le teraliti mi interessano, ma di più di due stelle. Cos'è quello? Team Star? C'è un centro Pokémon qui? E Team Star? Sì, Team Star di tipo folletto. Abbiamo un Pokémon veleno, ma il nostro obiettivo appunto è questo. Però c'è tutta questa zona che devo ancora esplorare. E c'è un... aspetta.
Oh, bellissimo. Ok, noi non andremo in palestra, l'ho già detto, no? Sì, ok. Però andremo sicuramente in alto verso la città. E c'è un fiume. Voglio provare a vedere se posso scendere lungo il fiume fino al mare. Perché sicuramente è possibile in realtà. E la cosa mi interessa. C'è una grotta dietro la cascata, per favore. No, perché? Ok, non è la prima cascata che controllo, mi raccomando. Non è shiny, vero? Un attimo solo. Scusate, ma non so gli shiny dei Pokémon nuovi, intendo. Quindi no, Clodsire non è shiny, ok. Quindi ogni tanto devo controllare, devo riflettere un secondo. Però mamma mia, Vigoroth. Che poi allora, ignorando il fatto che Slaking ha l'abilità, mamma mia, è un bel Pokémon. E Spatra, ok. È un bel Pokémon Vigoroth. Slaking è potente, che ci crediate o meno, se ignorate il fatto appunto che ha un'abilità molto molto meh. Però dai, no, tu sei rosso, ok. Delibird Shiny non è di quel colore, quello me lo ricordo. Ah, mamma mia, qua posso andarci? Sembra proprio di sì, quindi prendiamo qualche strumento e poi saliamo verso la città. Ah, Bergmite. Oh, c'è la torre là sotto. Potrei anche andare sulla torre, sapete? Ok, però un attimo, prima raggiungo la città, poi controllo giusto un secondo quella torre. Oh no, Bergmite! E poi basta. Faccio un'altra volta fuga. Sono al 40 questi Pokémon, quindi in realtà io dovrei fare una cosa del genere. Ok, Hyperion, prego. Come si scende? Con più, vero? Ok, perfetto. Combatti pure Hyperion. Ah, mi ha preso lui l'oggetto, grazie. Ok, allora ti lascio laggiù. Posso per caso fare un bel salto? No? Davvero? Trucco segreto, salto all'indietro che non mi fa scivolare. E ho preso comunque Gran Voce, che non è molto... C'è un Glaceon là sotto, che sta scattando in maniera molto strana, ma va bene lo stesso. Ok, allora, basta perdere tempo, andiamo giusto un secondo in città e poi andiamo a fare altro. Ripeto, voglio far evolvere oggi com'è che si chiama? Argo, ok. Quindi andremo a far evolvere Argo oggi, però come ultimissima cosa dell'episodio. Nonostante tutto, mi sa che il titolo dell'episodio sarà appunto qualcosa tipo... Vabbè, mi inventerò qualcosa, ok? Non è quello l'importante. Ah, si spegne. Ok, cioè, si spegne la tana, intendo, quando la analizzate ma non la affrontate. Cosa che non sapevo, che adesso so. Ok, bene. Non ci penso nemmeno ad affrontarti, mio caro. Avrei Pokémon di livello 45, conoscendoti. Cos'è questo? Grivyard! Ah, adorabile! Ok, parlavo prima del fatto che non avevo ancora un Grivyard. Quindi vai. Velox Ball. Go! Uno... Dos, tres, ghetto. Grivyard è stato catturato. Non sarà shiny, per carità, però... Wow, allora, non ho mai trovato due Pokémon shiny in un let's play. Nell'avventura principale, intendo. Non cercando Pokémon shiny. Mi è successo, se non sbaglio, in una prova di Pokémon Let's Go. E in... Volevo dire Zaffiro, mi è uscito... Ma parliamo di anni e anni fa, mi è uscito un Hariyama Shiny. È stato il mio primo Let's Play Pokémon. Wow, mamma mia. Probabilmente era anche un po' cringe come Let's Play, ma non importa. Shiny? Shiny? No. No, no shiny. No shiny. Belli questi Sneasel però, Ok, c'è anche Froslass. Ci sono tanti Grivyard. Ha senso, visto il tipo della prossima palestra. Però, pazienza. Siamo arrivati. Ok, perfetto. Eccoci qui arrivati a... Neveria. Devo controllare un attimo le Pokéball perché non l'ho fatto prima. Pokémon Market, allora, Ultra Ball, che non vendivi prima. Sono solo 800 Poké. Non erano 1200 anni fa, e Sub Ball. Ah, nessuna Velox Ball. Quindi Timer e Velox come ultime Pokéball. Ah, non so se mi piace come cosa. Ok, adesso Abomasnow. Vorrei fare le ultime due cose, ossia, uno, andare al fiume, quindi imposto la destinazione e corro via. Due, devo appunto... non posso andarci? Intanto strumento, grazie. Non voglio attivare nessuna scena, per quello non voglio correre troppo avanti, però voglio andare all'accademia per andare a controllare almeno una lezione, e poi basta. Ah, da qua si esce subito? Sì, Sierra Napada.
E io volevo andare là. Sento la cascata, ma... Ok, mi sa che non posso scendere per il fiume allora, finché non faccio un'altra strada. Dove sto andando adesso? Scusate, perché sto andando verso... Ah, sto andando qua. Ok, allora no, il fiume per adesso non importa più. Torniamo all'accademia e poi facciamo evolvere coso. Dai, Argo, ce l'ho fatta. È tempo di fare quello che voi adorate di più. Andare a scuola. Ovviamente sto scherzando, però sono curioso. Perché mi hanno detto che sono lezioni abbastanza interessanti. Almeno una la devo controllare, no? Quindi... Ah, buongiorno Tonks. Quale lezione vuoi seguire? Facciamo biologia 1, dai. Allora, biologia con il professor Zim, giusto? Sì. Inizierà a momenti. Seguimi, ti accompagno. Salve ragazzi, sono Zim, il vostro affezionato insegnante di biologia. Se un insegnante si presenta con il vostro affezionato... Mi sa che c'è qualcosa che non quadra. Comunque, durante le mie lezioni studieremo insieme i vari aspetti dei nostri amati Pokémon. Mi riempirebbe di gioia vedere il vostro amore per i Pokémon crescere grazie alle mie lezioni. Ma veniamo all'argomento del giorno. Oggi vi insegnerò come comprendere meglio i Pokémon. Se volete stringere un'amicizia più forte con i vostri Pokémon, potete farli uscire dalla Pokéball e passeggiarci insieme. Per farlo... Ah! Le lezioni sono tutorial! In sintesi. Quindi perché dovrei controllarle? Esistono luoghi dove non è permesso farlo. Qualcuno di voi sa dirmi dove non è possibile passeggiare con i Pokémon? Al chiuso, vero? Perché all'acqua, sicuramente. Erba alta, per forza. Al chiuso. Oh oh, risposta corretta. Vedo che hai studiato, Tonks. Ebbene, non è permesso andare a spasso con i Pokémon all'interno degli edifici. Alcuni esemplari potrebbero inavvertitamente danneggiare le pareti o l'arredamento, per cui è vietato indipendentemente dal tipo di Pokémon. Vero Pokémon bianco e nero 1? Ricapitolando, siete pregati di passeggiare assieme ai vostri Pokémon solo all'aperto. Anche se a volte ne ho visto qualcuno in classe. Ad ogni modo, camminare fianco a fianco con i vostri Pokémon cementerà la vostra amicizia. Ah, quasi dimenticavo. Potete passeggiare solo con il primo Pokémon della vostra squadra. Quindi, seriamente, sono solo tutorial. Mi sembra strano che siano solo tutorial, altrimenti non mi avreste detto vai a controllare le lezioni, giusto? Ah, abbiamo il tempo di farne un'altra di lezione. Sempre biologia, anzi no. Conosciamo l'insegnante di educazione artistica, giusto? Quindi, facciamo educazione artistica 1, dai. Sì. Inizierà a momenti. Seguimi, ti accompagno. Bentrovati. Il mio nome è Orazio e insegno educazione artistica. Quanto sono belli quei disegni là dietro, soprattutto Ivi e Dedenne. Iniziamo da qui. Cos'è l'educazione artistica? Un corso che con tutta probabilità gran parte di voi dimenticherà subito dopo il diploma. Ma dai, povero! Ah, d'altronde, la conoscenza dell'arte e il senso estetico non sono richieste negli esami o nel mondo del lavoro. Potremmo dire quindi che le mie lezioni sono del tutto inutili, giusto? Niente di più sbagliato, a mio modesto avviso. Vorrei che rifletteste su questo. Quale pensate sia la differenza tra ciò che è bello e ciò che non lo è? È una questione di gusti, perché a gente piace il colore rosso, a me non piace per niente il rosso, quindi... De gustibus, ecco. Oh, capisco. Questa è la tua opinione, Tonks. Non c'è una risposta esatta. La cosa importante è che, per me è che riflettiate. C'è Nemi là. Ad esempio, potremmo chiederci come mai percepiamo come belli dei fiori sbocciati lungo una strada. Potremmo farci delle domande sulla differenza tra l'azzurro del cielo e l'azzurro del mare, oppure sul mutare dei colori degli alberi. O ancora sul movimento del mulino a vento di Lost Azones! Lo sanno anche loro allora! O sulla temperatura gelida dell'acqua di Garrafopoli. Riflettere ci permette di percepire in modo più chiaro e profondo tutto ciò che ci circonda. E così quando sarete stanchi per lo studio oppure oberati di lavoro, forse queste riflessioni vi potranno dare un piccolo sostegno. Sono discorsi forse di non immediata comprensione, ma non preoccupatevi.
L'arte non è indispensabile alla vita umana, ma la rende molto più godibile. Se riuscirò a regalare un minimo tocco di colore alla vostra vita, potrò dirmi soddisfatto. Dalla prossima volta faremo esperienza pratica della bellezza. Fine! E finite le lezioni, è giunto il momento di far evolvere il nostro Finizen. C'è un solo problema, non posso farlo evolvere da solo, circa. Quindi, subentra il Tonks del futuro, che sta registrando mentre va online. Esatto, gente. Per far evolvere Finizen bisogna non per forza essere online, ma bisogna essere in multiplayer, quindi anche in locale ovviamente va bene. Però il metodo più pratico per me è collegarmi a internet e quindi eccoci qui. Credo inoltre sia necessario anche farlo nella cerchia contatto. Tramite le cerchie contatto puoi giocare in link con i tuoi amici. È possibile invitare i vostri amici nel vostro gioco oppure visitare i vostri amici nel loro gioco. Noi non vedremo tutte le cose che la modalità cooperativa ci offre, non adesso almeno, perché dovrei stare qui per un'altra mezz'oretta minimo. E voglio solamente far evolvere il mio Finizen, quindi dico subito che ho aperto la mia cerchia contatto, ho invitato un mio amico e gli ho chiesto di mostrarmi la differenza più sostanziale tra Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, ossia la mount di Miraidon. Esatto, lui ovviamente ha Violetto, io ho Scarlatto e quindi... Lui può già volare, perché ovviamente ha già finito il gioco, io no. E Miraidon può anche driftare, cosa che non sapevo quando ho provato Pokémon Scarlatto e Violetto a Londra. Ma non importa, non importa. Per far evolvere Finizen è una cosa un po' strana, lo ammetto, però... Dovete avere il vostro Finizen fuori dalla Pokéball con ZR, se non sbaglio, vicino ad un Finizen di un vostro amico e poi dargli una caramella rara per raggiungere il livello 38. Perché tutto questo casino per far evolvere un Pokémon? Non ne ho la più pallida idea, ma funziona così. Avevo 10 caramelle rare e quindi è il momento, Argo. Sei pronto? Finalmente ti evolverai. Livello 38. Oh, Argo si sta evolvendo! Ed è completamente uguale a prima, ignorando il cuore sul petto. Anche se... dal Pokédex è possibile vedere una cosa che vi pregherei di dimenticare per tipo 5 secondi, eccola. Dimenticatela per 5 secondi, appunto. Impara anche Virata. Virata è praticamente retromarcia barra invertivolt di tipo acqua. Fidatevi quando vi dico che è essenziale per Palafin, ok? Dopo aver fatto questa evoluzione, mi ha scambiato anche un Glimmet Shiny, perché meglio avere un Pokémon Shiny extra che non averlo, ora ne ho 3, ha ha ha. E mi ha anche fatto vedere il suo Charizard, quello dell'evento... di Charizard, appunto, perché io l'ho mancato e visto che si può fare solamente nel postgame e io non l'ho ancora raggiunto, non lo potrò mai vedere, ma non importa. Torniamo adesso nel gioco base. E adesso che non siamo più online, perché non mostrarvi almeno per un secondo e mezzo Palafin? Lotteremo contro questo Dutchman, che in realtà è un ditto a quanto pare, ma l'ho già catturato quindi non è un problema. Ecco qui... appunto non Dutchman, ma Ditto. Ditto infatti si può trovare in questo modo, idem per Zorua. Però non è quello l'importante, l'importante è appunto Argo. Argo ha l'abilità Super Cambio. Se il Pokémon lascia il campo, assume la forma possente. Cosa vuol dire? Ora ve lo spiego. Intanto guardate bene l'attacco fisico di Palafin. Ok? Bene. Dovrebbe reggere questo Ditto, almeno spero. Usiamo subito Virata. Perché Virata, vi ricordo, è la stessa identica cosa di... com'è che si chiama? Retromarcia, insomma, Invertivolt, solo che è di tipo acqua. E già si vede, ha cambiato forma. Però dategli giusto un secondo, per favore. Il metodo migliore per attivare Palafin è appunto... avere qualche Pokémon che ha mosse di cambio. Ed è per questo che volevo Invertivolt prima su Paimon. Comunque... ricordate quando ho chiamato Finizen mio figlio? Questo è il motivo. Guardate come hanno massacrato mio figlio! Perché è così? È così strano! Tuttavia, nonostante sia strano, la forma base è uguale a Finizen, quindi va bene lo stesso.
E l'attacco di Finizen, di Palafin, 154. Da quanto prima era? 78? Qualcosa del genere, non importa. A 154. Palafin, nella forma possente, a 160 di statistica base di attacco. Meowscarada, che è il Pokémon fisico più forte che abbiamo attualmente, a 97. Già, se riuscite ad usare Palafin, è una bestia. Quindi, Argonauta, capito perché adesso si chiama così? Virata e sconfiggi Ditto. L'ho già quasi distrutto prima. Adesso l'ho letteralmente obliterato. Bravo, torna Kawaii. Perfetto. Fuligine di Charcadè? Ah, perché abbiamo sconfitto la... Oh, bellissimo, è un modo per farmare un bel po' di materiali. Non sei shiny, vero? Ok, basta dire se è shiny un Pokémon o no, ma non è shiny questo, ok? Lo riconosco che non è un Pokémon shiny, ho dovuto però controllare. Siamo qui a Mesturia perché continuava a nevicare sopra, quindi ho dovuto fare il cambio. Bene, nella prossima parte di Pokémon Scarlatto siamo un po' underlevelati, ma forse dovrei riuscire comunque ad affrontare la palestra. Vedremo, ok? Intanto, see you next time, vero? Argo?